Padova, sprofonda il Vicenza, buonasera amici telespettatori, questo è l'esito della quindicesima giornata di campionato. In mezzo ci sono le belle prestazioni del Mestre e anche la buona prova del Bassano Virtus. Di tutto questo parleremo stasera, di molto altro, come sempre vi faremo vedere tutte le immagini delle partite delle nostre squadre venete. Abbiamo le classiche rubriche ormai diventate tradizione della nostra trasmissione: il gol. Della settimana e la top 11 di giornata. Faremo tutto questo assieme ai nostri ospiti, ma come sempre, prima vado a presentare colei che illumina lo studio. E quindi saluto. Buonasera, Melissa. Buonasera a tutti. Ricordo che potete raggiungerci con i vostri sms al numero 393 07730 e rimanere in contatto con noi. Settimana sulla nostra pagina Facebook C Come Calcio. È ufficialmente aperto anche il nostro sito web dove troverete tutti i, video e, tutti i nostri video e le notizie relative sul calcio bravissima Melissa. Lunedì scorso in chiusura di trasmissione eh, abbiamo sofferto assieme per la nazionale, la nostra squadra, la nostra nazionale appunto che non è riuscita a superare la Svezia, insomma, è andata male Melissa. Eh, sì, è stata una partita molto deludente. E la possibilità di andare ai mondiali c'era, però i giocatori non hanno sfruttato questa possibilità come dovevano. Dunque, direi che quest'estate invece di, di guardare l'Italia ai mondiali, prenotatevi una bella vacanza. E purtroppo, questo è un esito a mano di questa situazione, di come è andata appunto con la nazionale. Torniamo invece a parlare di calcio, di quello che. Ci interessa di più, lo facciamo con i nostri ospiti, vado subito a presentarli. Abbiamo con noi Mario Vittadello, l'ex allenatore del Real Vicenza, fra le altre. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Eh, al suo fianco c'è l'icona di Vicenza, giornalista di Vicenza Today, Alberto Belloni. Buonasera Alberto. Buonasera Enrico e buonasera ai vostri telespettatori. Alberto Belloni che questa sera dovrà snocciolare tante notizie, oh, ce ne sono tantissime in questi giorni. C'è tanta carne al fuoco. Bene, faremo tutto questo io comincierei subito andando a vedere come si sono eh, evoluti i risultati della quindicesima giornata quindi andiamo a vedere la, eh, appunto, i risultati di questa giornata dopo che il Vicenza appunto è, stato, è uscito sconfitto il Padova ha battuto la Triestina Padova Triestina 2 a 1 Fano su Tirol 0 a 1 Renate Teramo 0 a 0 San Benedettese Bassano 0 a 0 Vicenza, Mestre 0 a 2, Feralpi Salò, Leffe 1 a 2, Gubbio, Fermana 0 a 0, Reggiana, Ravenna 0 a 0, Modena, Pordenone non disputata, ha Riposato, Sant'Arcangelo. Allora, intanto beh, vedo c'è un errore: Reggiana, Ravenna è finita 3 a 0, e non 0 a 0, un errore di grafica. Infatti, mi risultava strano che ci fossero così pochi gol. un 3-0. Andiamo, intanto, ad analizzare subito eh, questi risultati. Lo facciamo con i nostri ospiti. Eh, partiamo con Alberto Belloni, insomma un Vicenza l'abbiamo detto uscito sconfitto, malamente sconfitto anche direi contro un Mestre che ormai non è più una novità ma è una squadra solida. Sì, non stupisce la sconfitta ma stupisce ancora di più come hai detto tu il modo con cui il Vicenza ha perso perché praticamente in campo c'è stata una sola squadra che aveva la maglietta arancione e non la maglietta bianco-rossa. Una squadra in progressiva involuzione, quella biancorossa, dopo la bruttissima prestazione di Sant'Arcangelo, un'altra prestazione se possibile eh, sullo stesso livello, eh, che ha trascinato il Vicente in una posizione di classifica che, se non è preoccupante in questo momento, certo è molto diversa da quella che occupava dopo le prime 4-5 giornate. Mister Mario Vittorelli, insomma un Vicenza che non riesce ad uscire dalle sabbie mobili eh, e deve cercare una soluzione tattica. Da mister come giudichi questa situazione? Beh, al di là che è difficile dare un giudizio perché non conoscendo le dinamiche interne è sempre complicato dare de delle opinioni. Però credo che la difficoltà che sta attraversando Vicenza Calcio come società e di conseguenza... Eh, la ripercussione che c'è nella squadra incida molto in tutto questo. Poi l'evoluzione tattica secondo me può essere stata anche il, il passaggio del modulo, hanno sempre giocato in una certa maniera, adesso eh, il mister ha ritenuto opportuno di ruotare eh, su un modulo un pochino più eh, difensivo e questo secondo me ha tolto un po' di fiducia ai giocatori e è stato più negativo che, che positivo. Probabilmente la stessa poca fiducia che ha fatto trasparire mister Colombo nelle ultime settimane nei confronti della squadra è stato uno dei motivi per cui eh, c'è stata questa, questa involuzione. Però, ripeto, sono solo sensazioni date dal, dalla disanima delle, delle, delle partite, delle immagini, dei commenti che si, che si fanno attraverso i giornali, la stampa e tv. Ecco Alberto Bellone, tu che con Vicenza Today segui giornalmente le vicende di Vicenza Calcio, eh, il discorso che faceva poc'anzi Mario Vittadelli ha portato anche alle zone del Mister Colombo, delle zone parleremo fra pochi minuti, prima mi interesserebbe capire un po' effettivamente perché si è arrivate a queste zone, qualche notizia è già data al Mister, ma cosa possiamo dire di più? Cioè, cosa poteva fare di più questo Mister? Beh io intanto escluderei... Ehm... Voglio confrontarmi su questo col mister. Io escluderei che le vicende societarie possano aver inciso in maniera significativa sulle prestazioni del Vicenza. Perché, eh, mister mi corregga se sbaglio, gli stipendi sono stati pagati tutti regolarmente, i giocatori da questo punto di vista non hanno nulla da eccepire alla società. C'è stato un interminabile balletto. Tra compratori e venditori, ma in sostanza direi che la squadra, per la cosa più importante, non è stata toccata. Beh, la tranquillità economica, sicuramente la posso, posso confermare, appunto che l'hanno avuta, però un cambio di proprietà è comunque sempre un qualche cosa che dà da pensare perché non si sa che progetti ci siano, non si sa dove si vuole arrivare e di conseguenza un po' di instabilità ci può essere. Poi, ripeto, come ho detto prima, eh, dipende anche da, da come ci sono determinate dinamiche interne allo spogliatoio e alla squadra stessa, insomma, quindi su questo non voglio neanche esprimermi perché sarebbe poco... Ecco, aggiungiamo che quanto al cambio di modulo a cui faceva riferimento il mister... Eh, non è arrivato per caso, nel senso che il 4-3-3 non funzionava, le prestazioni della squadra non erano soddisfacenti. E quindi il mister ha provato. Cosa che deve fare un tecnico ovviamente, quando si rende conto che la squadra non risponde alle sollecitazioni: ha provato a cambiare la disposizione degli uomini in campo. Direi, mister, che i risultati non sono stati particolarmente lusinghieri. No, Più che altro sono stati peggiori de delle interpretazioni di prima. Poi è chiaro che eh, un, eh, non è tanto il sistema di gioco in quanto numerico che determina eh, le, le fortune o le non fortune di una società, quanto soprattutto il modo di interpretare il, il sistema. Perché il sistema di gioco è la, la disposizione statica che, che hanno i giocatori in campo. Mentre invece il modulo è come lo interpretano. E probabilmente il Vicenza eh, con questa eh, situazione qui si è abbassato troppo e, abbassandosi troppo, con un 5-3-2 faceva fatica a ripartire. Oltretutto, aveva degli interpreti anche non adatti perché lo stesso De Giorgio che fa la mezzala sì, mh, non mi dà un attimino da, su cui, da cui riflettere. Insomma, ecco tutto qua. Ecco, allora, la domanda che mi viene in mente sentendo questo è, è: è possibile che a suo tempo, quando la squadra è stata costruita, nessuno abbia potuto dare in mano qualche giocatore in più al mister soprattutto in vista di un possibile cambio di modulo visto che insomma, si sa mister Colombo da sempre pratica il 4-3-3 in qualsiasi squadra abbia allenato finora non si poteva anticipare o comunque pensare a qualche giocatore in più per eventualmente cambiare il modulo in corso come c'è stato poi bisogno di fare nelle ultime settimane? Beh, tu ricordi bene come Zocchi <ride> ha dovuto costruire questa squadra. È vero no? anche questo. Una squadra che è partita con 8-9 giocatori, molti ragazzini eh, per andare in ritiro estivo, quindi praticamente non ha fatto il ritiro estivo e ha dovuto costruire l'organico in fretta e con pochi quattrini. E questo non è mai un viatico <ride> particolarmente buono. Diciamo che, eh, come dicevi giustamente tu, l'idea di partenza era lasciare che eh, Colombo eh, mettesse in campo il suo modulo preferito, cioè il 4-3-3. Eh, da questo credo, ma dopo voglio sentire che cosa ne pensa il Mister, eh, sia nata l'idea di non comprare un giocatore che avesse le caratteristiche del regista perché con il 4-3-3 se ne può fare anche a meno tutto che oggi sommato. sarebbe fondamentale ad oggi. nel momento però in cui si cambia modulo e c'è bisogno di fosforo a centrocampo, bisogna dare velocità alle ripartenze, bisogna verticalizzare molto il gioco, la classe o ce l'hai o non ce l'hai ma su questo non sono molto d'accordo sul fatto che nel 433 si possa prescindere da regista perché la prova è il, è il Vicenza di Marino. Che, che giocava a 4-3-3 e aveva Di Gennaro a centrocampo che faceva girare la squadra. Anche Moretti, per la e, verità. E anche eventualmente Moretti, infatti, quelle sono state le sue fortune. Eh, il problema del Vicenza, come tu hai sottolineato, è proprio che non ha una mente pensante, le caratteristiche di una mente pensante a metà campo, e di conseguenza fa fatica a gestire i tempi di gioco e le geometrie. E questa è una delle cose per cui. Eh, è andato incontro a delle difficoltà nel modulo che interpretava all'inizio, dopo c'è da sottolineare, come giustamente ha detto lui, il fatto del, del mancato, fra virgolette, mancato ritiro della, della società, il periodo clou in cui si prepara, in cui si... Si lavora per costruire una squadra, a Vicenza è venuto a mancare, quindi questa è una lacuna secondo me abbastanza importante. Sì, probabilmente il lavoro di Vicenza si, si sarebbe visto fra qualche mese ma non c'è più tempo di aspettare, quindi era doveroso fare questo cambio. Io direi di andare subito a vedere la classifica per capire come è maturata dopo questi risultati e vedere anche, ahimè, sono un Vicenza così in basso, eh, che vederlo così fa veramente male, quindi vediamo i risultati, vediamo la classifica. Padova 29, Renate 26, Albinoleffe 24, San Benedettese Pordenone 21, Mestre Suttirollo Feralpissaleo 20, Bassano 19, Testina Fermana 18, Reggiana Vicenza 16, Teramo Gubbio 15, Ravenna Sant'Arcangelo 10, Fano 6. Ricordo ancora una volta il numero per poter interagire con i vostri sms 393-8107730 aspettiamo i vostri sms, questa sera abbiamo tanti argomenti da discutere cominciamo discutendo questa classifica che ahimè vede Vicenza insomma, a 16 punti dicevamo qualche puntata fa il, la Reggiana è partita male sembra non riuscire a stare al passo con questo campionato invece c'è stato un risveglio della Reggiana e anche la Reggiana ci ha superati e questo è preoccupante perché la Reggiana ambisce comunque andare in alto e passare dietro insomma comincia un po' a preoccupare sì, il... partiamo dall'alto eh, il Padova sta dove deve stare, nel senso che nemmeno il Padova ha una squadra a mazza campionato, però ha una squadra che gli consente di stare in alto e probabilmente di non dover ricorrere ai playoff per agganciare uno dei posti ambiti. Stupiscono un po' le due dietro. Il Renate, eh, ma soprattutto l'Albino Lef. Insomma, Renate che tiene botta Mario Vitadelli, una squadra che <ride> sì. non era quotata all'inizio campionato, campionato. È, è stata ne... una sorpresa all'inizio, adesso non lo è più, come anche l'Albino Leff, che è una squadra che opera mh, pressing in maniera veramente asfissiante. E, e si merita, secondo me, la posizione attuale in classifica. Non dimentichiamo comunque che, se non erro, il Vicenza è uno di quel gruppo di squadre che, che ha una in partita meno. in meno praticamente. Quindi, Adesso volendo essere ottimisti e pensando a una vittoria di Vicenza nella partita che gli manca, si troverebbe a 19 punti e quindi sarebbe lì a giocarsela, a giocarsela anche lui. Anche perché, tutto sommato, se abbiamo detto, e lo ribadisco, che probabilmente il Vicenza manca di alcune caratteristiche in quanto a giocatori, sicuramente non mi sembra affatto una squadra che meriti il quintultimo posto in classifica perché ha dei giocatori interessanti, dei giovani interessanti, lo stesso De Giorgio eh, che è un giocatore eh, affermato, i vari Beruato di Molfetta che insomma, hanno sono giocatori che comunque meritano un, uh, un palcoscenico anche diverso, insomma, che non il quintultimo posto in classifica. Sì, hai fatto bene a ricordare che il Vicenza è una partita in meno e poi c'è anche da dire che non siamo ancora al giro di buone del campionato, non è ancora finito eh, il girone d'andata Sappiamo bene che due o tre partite andate bene, che girano bene, poi cambiano anche il morale, cambia, insomma cambia tutta la situazione. È certo. so, assolutamente, tre vittorie, nove punti, proietterebbero la squadra in un ambito completamente diverso. Certamente le, le, le vittorie bisogna farle perché se poi incontri il Sant'Arcangelo, che è uno dei lumicini eh, di coda e perdi con il Sant'Arcangelo, e se incontri il Mestre, che è squadra di tutt'altra caratura rispetto al Sant'Arcangelo, l'abbiamo visto ieri al Menti, e perdi in casa con il Mestre, eh, allora eh, l'incidenza della partita in meno è un po' meno importante, però volendo essere ottimisti a tutti i costi, c'è una partita da giocare in più e c'è questo incontro con il Pordenone e io voglio Fare una previsione, vediamo se mi sbaglio clamorosamente, ma penso che il Vicenza, con squadre come il Pordenone di altra classifica, trovi degli stimoli differenti e possa fare buona figura. La cosa, la cosa importante sarà ridare fiducia a questo gruppo e, e soprattutto, dargli <coughs> gli stimoli giusti perché possono tirare fuori le proprie qualità. Allora, Alberto Belloni ha già anticipato la partita di ieri, io direi andiamo a vedere le immagini proprio dello stadio Menti della sconfitta. Contro il mestre, un mestre che insomma, lo abbiamo detto già da qualche settimana è in continua crescita, pensavamo fosse una meteora, invece mostra, mostra un bel calcio, ha eh, una tattica che piace, un gioco che... insomma, è un mestre quadrato questo. È una squadra soprattutto organizzata, e questo è merito in particolare del, dell'allenatore, Gironelli ha sempre applicato questo modulo, lo fa con, con molta determinazione. E probabilmente i ragazzi l'hanno recepito. Oltretutto, ha avuto il pregio di portarsi dei ragazzi anche provenienti dalla Serie D, ma che sono già in, integrati in questo, in questo gruppo di giocatori e che stanno esprimendosi al meglio. Sì, il Mestre ha l'unico handicap di avere un, un attacco un po' leggerino. Eh, se non avesse questo potrebbe essere proprio l'outsider di questo campionato. Sì, però, se vogliamo immagini... fare un paragone in Napoli è lo stesso ce l'ha leggerino <ride> e non sta facendo male. Vediamo intanto le immagini dello Stadio Menti. Eh, Alberto ieri tanti gol annullati, una partita che poteva finire... Sì, sì. Tre gol annullati, ma soprattutto tante occasioni per il Mestre, perché al di là del risultato io ho contato 8-9 tiri nello specchio della porta per il Mestre contro forse un paio del Vicenza, possesso palla paradossalmente pur giocando in casa il Vicenza, eh, più per il Mestre che per il Vicenza, questo insomma la dice lunga sullo svolgimento tattico della partita. Ecco, possiamo dire, ieri forse le prime vere incertezze di Valentini, un portiere che è sembrato comunque solido fino, fino ad oggi, ha fatto grandi partite, ha salvato in parecchie occasioni il Vicenza, ieri ha avuto qualche, qualche piccola defiance, possiamo dirlo questo? Sì, diciamo che il secondo gol non è stato ineccepibile, insomma il nostro portiere, però adesso mettersi a discutere Valentini mi sembra una cosa assolutamente fuori gioco. Ha cavato un sacco di ragni dal buco. Eh, diciamo che anche la difesa, ieri, ha fatto una figura non esaltante, e, e anche l'attacco, eh, anche se io resto convinto che i problemi del Vicenza nascono a centrocampo, ed è lì che il nuovo tecnico dovrà inventarsi qualcosa. Perché, quando lasci giocare troppo gli avversari, il mister è inevitabile, poi che soffri. Sì, sì, questo è un, è un dato di fatto. Poi, oltretutto, hanno avuto la, la sfortuna di incontrare una squadra molto organizzata che, che fa del possesso palla e delle trame di gioco una delle, delle proprie peculiarità, e di conseguenza i difetti sono stati messi in evidenza ancora di più. Ecco, questo Vicenza sembrava in effetti, tra virgolette, risorto dopo il pareggio ottenuto in casa con Renate due settimane fa. Cosa è successo da Renate ad oggi, Alberto? Due sconfitte pesantissime, Sant'Arcangelo e Mestre, sembra completamente un'altra squadra. Beh, intanto le altre partite le abbiamo giocate 11 contro 11, e questo fa già un po' di differenza perché con Renate abbiamo giocato con l'uomo in più. Eh, ma è, è comunque evidente un'involuzione di gioco e sono nella stessa linea del mister quando dice che la squadra invece di beneficiare del cambio di modulo eh, ha pagato dazio. Eh, adesso eh, a in questo momento non sappiamo ancora chi sarà il nuovo tecnico del Vicenza, però uno dei compiti eh, difficili. Che gli, che gli graverà sulle spalle è proprio questo di inventarsi qualcosa, eh, soprattutto a centrocampo e soprattutto anche qui sono d'accordo con eh, il mister, soprattutto psicologicamente, perché questa è una squadra che è sembrata assolutamente scarica. Le parole di Zironelli che ci ha rilasciato nel dopopartita sono emblematiche. Quando qualcuno gli ha chiesto se si aspettava un Vicenza, un Vicenza così dimesso, Mauro ha detto che in Serie C bisogna avere fame di risultati e cattiveria sportiva, come a dire che Vicenza queste cose non le ha messe in campo. E allora chiedo a Mario Vitadello, un allenatore che subentra adesso, se fossi tu, cosa, cioè, qual è la prima cosa da fare in Beh, questo Vicenza? Ripeto, adesso è difficile dire, non conoscendo la realtà, eh, dare, fare un progetto è molto difficile. Però credo che la prima cosa che farei sarebbe quella di cercare di dare fiducia ai giocatori e quindi magari metterli il più possibile nelle condizioni di esprimersi al meglio a secondo delle loro caratteristiche. Se, dandogli appunto quel, quel, quel minimo di fiducia in più che in questo momento non hanno e che, e che non sono riusciti a, a trasmettere in campo. Sì, poi anche vedendo sono un Mester che, come dicevamo poc'anzi, non ha una rosa eccessa da competere per aiutare il campionato, però riesce a fare squadra attorno al gruppo e a creare e soprattutto a ripetere quello che il Mister prova durante la settimana in allenamento è più che sufficiente. Cioè Non ci vogliono i campioni, ci vuole il gruppo in questo momento. Eh, ma questo è un grande vantaggio eh? perché, attenzione, perché. A volte si dice, mi porto, ho i giocatori di categoria, a parte che parliamo di gente come Lavagnoli, che la CIL ha già fatta, l'ha fatta con me, quindi non è che l'ha fatta Renate, quindi non è che, che, che gli manca l'esperienza, però ha portato su gente come Rubbo, Boscolo, Beccaro stesso, che meritano comunque la categoria e sono agevolati dal fatto che conoscono l'impianto di gioco. Se, se, se mi posso permettere di fare un paragone, quella volta che io sono, ho fatto la cicorie al Vicenza, ho portato su dei ragazzi 11 giocatori della Serie D e siamo stati sempre nelle prime posizioni proprio perché costituivano un blocco eh, granitico e che sapevano già come muoversi, come compattare la squadra, e questo è un grande vantaggio. Oltretutto, Mauro, da questo punto di vista e con questo suo sistema di gioco eh, è garantito da anni e anni di prove e controprove di conseguenza eh, lavora sul, sul concreto, insomma, sul sicuro Alberto Belloni abbiamo visto gli, gli ultimi secondi del servizio eh, eh, squadra e allenatore sotto la curva dei tifosi una marea di fischi, contestazione ma, insomma... anche in questo caso Credo che l'ultima componente sulla quale potremmo discutere è quella dei tifosi. Eh, I tifosi di curva hanno sostenuto la squadra praticamente per tutta la partita fino a quando non hanno preso il secondo gol. Qualche fischio è arrivato eh, dai distinti e dalla tribuna durante la partita, però obiettivamente lo spettacolo era indecoroso, insomma qualche fischio ci stava. Il pubblico a Vicenza è l'ultima delle cose che si può discutere, quindi è, è veramente, basta guardare i dati dei, degli abbonati, è una cosa incredibile. Insomma. Sì, dovrebbe essere per i giocatori un vanto poter giocare in una boggia come quella del, dello Stadio Menti uh, uh. e avere sempre 6-7 mila tifosi a sostegno, invece per ora non c'è questo dodicesimo uomo in campo. Bisogna ritrovare questi valori. Bisogna ritrovare i valori e questo è un punto di partenza che dovrà probabilmente sobbarcarsi il nuovo allenatore. Eh, io direi facciamo un attimo un passo indietro e parliamo anche di cosa è successo in settimana Alberto questo closing una parola che si usa tanto in questi, in questi ultimi anni è finalmente arrivato, c'è stato questo passaggio di proprietà eh, Boreas ha acquisito effettivamente le quote da Vifin cosa cambierà adesso? Punto di domanda domanda eh, questo, da un milione di dollari questa è una bella domanda diciamo che di positivo c'è che è terminata almeno speriamo che sia così che quella che io avevo chiamato novela. Cioè questo, intermin questo interminabile balletto, compro o non compro, vendo a uno o vendo all'altro, che è durato praticamente dall'estate fino a oggi. Insomma. Questo è già una cosa molto importante perché sgombra il cielo da tutta una serie di nubi che disturbavano comunque eh, lo svolgimento dell'attività. Dell Adesso mancano soltanto dei passaggi formali, tecnici, ma in sostanza il nuovo padrone del eh, Vicenza parla Arabo-Lussemburghese eh, nella figura dell'ingegner Pioppi eh, che mi è sembrato eh, colpito dalla sconfitta eh, di ieri. Quando è arrivato in tribuna stampa dopo una lunga attesa, eh, che sta a significare insomma, che si sono parlati a lungo prima di incontrare i giornalisti, eh, alla mia domanda se si aspettava un inizio così in salita. Ha ammesso che assolutamente non se l'aspettava. Sperava che questo cambio in società avrebbe avuto l'effetto esattamente opposto, e cioè di rasserenare gli animi e di dare alla squadra una carica psicologica nuova, carica che non si è vista. Mister, fino adesso, no. <ride> bisogna, bisogna capire se. Eh, e quali sono esattamente i problemi che, che, che riguardano la squadra. Ripeto, io ho visto più una squadra demotivata, scarica, che ha bisogno di ritrovare degli stimoli e, e di sentirsi importante. Quindi e poi... Probabilmente adesso è importante arrivare alla pausa invernale per poter scaricare un attimo eh, la tensione, giocare a bocce ferme. Di fare la preparazione perché questa squadra. Questo sicuramente, questo sicuramente, però è chiaro che da qui alla pausa invernale, a qualche sì. punto bisogna farlo, eh. questo è fuori discussione. Allora, intanto abbiamo parlato proprio finora del mestre, abbiamo al telefono mm. il proprio allenatore, Mauro Zidonelli. Buonasera, mister, e ben ritrovato con Ciccome il Calcio. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, mister, questa sera i complimenti si sprecano, il suo mestre ieri ha dominato in lungo e in largo ai menti. È una vittoria che sicuramente la soddisfa, ovviamente. Sì, ci voleva perché venivamo un po' da, da un paio di sconfitte che si stavano un po' strette, però beh, siamo, abbiamo saputo reagire. È quello che mi interessava e, e ringrazio anche i ragazzi perché mi hanno fatto, una, fatto fare una gran bella figura a casa mia. Ecco, lo diceva proprio lunedì scorso, quindi nei nostri studi, abbiamo bisogno proprio di trovare la vittoria, è arrivata la vittoria, è arrivato anche. L'esono del suo collega, insomma, eh, adesso Carlo, è, è chiaro che. Mi dispiace perché lo conosco, però fa parte del calcio e del nostro lavoro. Quindi faccio un grosso bocca al lupo Alberto Colombo e, e, e andiamo avanti. Sì, Mister, ha incontrato nelle ultime settimane le squadre che sono là in testa al campionato? Come ha visto il Vicenza ieri? Eh, L'ho visto mh, abbastanza sottotono. Non me l'aspettavo perché nel momento che è stata anche cambiata la, la proprietà pensavo a un, a un Vicenza più voglioso di mettersi in mostra. Invece eh, ha fatto un quarto d'ora un po', un po' di pressione, ha messo un po' di pressione. Poi però abbiamo cominciato a, a portarci in avanti. Andavamo, andavamo al tiro, siamo andati al tiro spesso. e e lì ho capito che probabilmente era la giornata giusta per approfittarne perché non è che puoi trovare sempre Vicenza eh, in questa maniera. Abbiamo in studio Alberto Belloni, giornalista di Vicenza Today, che vuole fargli una domanda. Buonasera, Mauro. Alberto, buonasera. Eh, quello che ha stupito nella vostra vittoria di ieri eh, è stata l'organizzazione di gioco che siete riusciti a mettere in campo. Organizzazione di gioco e anche. Eh, cattiveria calcistica nel senso che il vostro pressing era molto buono mordevate le caviglie coprivate zone di campo importanti eh, era una cosa però che immagino non, non, non abbiate scoperto ieri perché venivate da due sconfitte ma da due prestazioni decisamente convincenti soprattutto eh, a Padova eh, non meritavate di perdere e eh, da quel che ho letto l'ultimo quarto d'ora è stata una specie di forte apache sì, sì, no, eh, avevamo questa smania, avevano i ragazzi questa smania di, di voler dimostrare che appunto eh, le prestazioni ci sono state, e i risultati non sono venuti, però eh, questi ragazzi sono con me anche da, da parecchio tempo e sanno bene cosa devono fare in campo, e, però come hai detto tu hanno, gran, hanno gran, una grandissima fame, una grandissima voglia di mettersi in evidenza perché molti di loro hanno fatto parecchie serie D, però... E stanno capendo che, che ci possono stare benissimo nella categoria e stanno anche mh, dimostrando che hanno perso del tempo prezioso nella loro carriera, l'hanno capito e adesso cercano di sbagliare il meno possibile. E ieri, per fortuna, si è visto e anche nelle altre partite. Ti ringrazio per, per i complimenti de, dell'organizzazione, ma e quando lavori con un gruppo già da un anno è, è molto più semplice, però. Mm, abbiamo visto la differenza, nel senso se non hai fame capivare romistica, puoi dare i nomi in squadra. Ma eh, se non corrono, se non, non prestano, se non lottano, vai poco lontano. Tra l'altro, Mauro, il risultato poteva addirittura essere più rotondo, perché sul 2-0 avete avuto un'occasione. Molto buona, che sì, è uscita, Spagnoli, sì, che è uscita di niente e poi mm. volevo sentire il tuo parere. Adesso conta poco, ormai il risultato è acquisito. Sì. Ma nel primo tempo ho visto un fallo galeotto in area del Vicenza che forse insomma ti ha, ti ha dato sì, un po'. Sì, ci poteva stare a rigore. Diciamo che eh, sono contento perché abbiamo vinto, e però meritavo, cioè, meritiamo qualche gol in più nel tabellino nostro perché. Siamo abituati a, a parecchie conclusioni a rete, però ci sono stati dei momenti veramente che ci è girata male e non abbiamo saputo concretizzare tutto quello che abbiamo creato in queste giornate. In queste, in queste 14 giornate veramente abbiamo avuto parecchie occasioni, però sono anche consapevole che chiedo ai miei ragazzi un, un gioco, e un lavoro dispendioso e, e può essere che, che arrivi sotto porta, che non sei lucido, però adesso abbiamo, abbiamo cambiato e variato qualche movimento per cercare di, di, di fare meno fatica e arrivare un po' più lucidi sotto porta. Ultima cosa poi ti lascio a mister Vittadello sì. che sicuramente vorrà farti qualche domanda Ciao sì. Ziro ciao. Ciao, Volevo dire che se foste un pochino più pesanti davanti potreste essere l'outsider di questo campionato Sì, sì può essere, io ti ripeto non posso fare qui se qui ma Devo cercare di, di fare con, con i ragazzi che ho, ma sono contento perché mh, magari mh, se viene qualcun altro non, non mi può fare dei movimenti che io chiedo a qualche attaccante perché tante volte fanno dei movimenti che, che, che se li chiedo di fare a qualche altro giocatore non me li fa perché non è abituato. E quindi è per quello che ho voluto dei giocatori che ho già allenato. Perché perché sanno quello che voglio e qualche volta, eh, no qualche volta, qualche volta trovo qualche, qualche giocatore di categoria che strofino un po' il naso, invece loro sono abituati e hanno la mentalità ormai aperta acquisita e acquisita e vado molto meglio. Infatti la cosa, la cosa che, che adesso sono contento è che, che ho ritrovato Sudim, che ci ha messo un bel po' per... Per capire determinati movimenti, però. se Sodigna sta bene, cioè ci sarà da divertirsi. Sodigna, che è un giocatore di categoria superiore, quindi può sicuramente dargli un'ottima mano. Sì, sì, è un giocatore che non c'entra niente in categoria, è che deve, deve cercare di accelerare il tempo che ha perso, perché altrimenti rimane un giocatore incompiuto per le qualità e le doti tecniche che ha, perché devo viste fare a. A dei campioni stai, stai? confermando quello che ho detto prima, Mauro. Proprio sulla la possibilità di essere più coesi, visto che si conoscono fra di loro e che hanno avuto modo di lavorare con te da, da, da più sì. tempo, e questo sì. è sicuramente un vantaggio. Eh, tu l'hai dimostrato, sono passando da una categoria all'altra, con sì, una certa è una cosa fondamentale. Io non io rimango del, dopo questa esperienza, rimango dell'opinione che comunque i giocatori di categoria non esistono. So, sono... È una la dimostrazione lampante che, che se prendete i ragazzi che hanno voglia e sono bravi tecnicamente e riesci a, a raggiungerli nuovamente, possono starci benissimo. Sono d'accordo con te perché l'avevo già sperimentato Corea al Vicenza a suo esatto. tempo e, ah, è, e questo eh. è un vantaggio esatto che, che è veramente impagabile. Ti faccio un grande in bocca al lupo, ti rinnovo i complimenti e Dai, dagli, un inter... salutone, dagli un salutone a Lava. Mi raccomando. Eh, eh certo, certo. Grazie. prima di lasciarla, facciamo un'ultima battuta: 5 vittorie, 5 pareggi, 20 punti in classifica. A questo punto. Si guarda più in alto che in basso, con i dovuti scongiuri ovviamente. Sì, sì, no, noi dobbiamo pensare, appunto, come abbiamo sempre fatto, di, di giocare partita per partita. Adesso noi siamo già concentrati su Fano, che purtroppo viene di venerdì, quindi abbiamo anche la settimana che è cortissima e dobbiamo cercare di simulare le forze perché poi abbiamo la sosta. Quindi non bisognerà assolutamente sbagliare e tenere la concentrazione altissima per poi cercare di riposare e, e rifarsi e, e recuperare un attimo le forze. Bene, allora auguriamo un grosso in bocca al lupo a Mr. Tironelli e complimenti Grazie per, a voi, il per il suo lavoro e arrivederci alla prossima. Buona serata, mister. Grazie a tutti quanti buona serata a voi. Ecco, Mr. Tironelli ha effettivamente ribadito quello che dicevamo, un gruppo insomma, costruito nel corso degli anni che non ha subito il passaggio di categoria e questo eh, insomma, è una cosa importante, mister. Sì, dopo comunque teniamo presente che eh, sono comunque giocatori eh, di un certo tasso tecnico perché i Beccari, i Lavagnoli, i Boscolo... Cioè, Sodigna eh, stesso? Sodigna, sì, Politti, cioè non sono giocatori qualsiasi. Eh, quindi, eh, Neto però, Pereira, anche se siamo dimenticati che Neto Pereira che è un altro Neto Pereira, sì, che anche se eh, sì, è, sì, non è più giovanissimo, però è un giocatore di una qualità incredibile. Io lo ricordo ancora quando era all'Italia San Marco. Quindi figuriamoci un po', faceva già la differenza allora. Allora io direi andiamo a vedere anche l'immagine del Padova, visto che abbiamo parlato di testa della classifica, un Padova che ha eh, battuto la Triestina, un 2-1 che gratifica Mr. Bisoli e lo porta sempre più in alto in classifica. Padova che ha già 8 punti sulla quarta in classifica, una classifica che rischia di allungarsi a questo punto. Alberto sì, bellissimo. Sì, il Padova ha una caratura tecnica che è superiore rispetto agli altri. Alla lunga di solito nei campionati la caratura tecnica poi si fa sentire non succede sempre, ma spesso succede. Eh, ha un allenatore eh, non di livello, nel senso che eh, Isoli non è da serie C. Eh, ecco, rispetto a Vicenza forse a Padova manca la componente pubblico è eh, una squadra che sta andando come sta andando eh, la squadra biancoscudata adesso meriterebbe forse una cornice di pubblico eh, più importante ma io la vedo eh, in testa alla classifica assolutamente con merito e ripeto anche se non è una squadra a marzo campionato prevedo che ci resterà fino in fondo Un bisogno che rispetto a Vicenza quest'anno ha voluto le sue garanzie si è costruita una squadra con i suoi uomini e insomma i risultati si vedono anche. Certo, quello che forse gli è mancato l'anno scorso direi sicuramente, anche se eh, io in, proprio in merito alla partita con la Triestina io ripeto la partita non l'ho vista quindi eh, è un giudizio dato solo da quello che, che ho letto, ho visto che magari forse la Triestina avrebbe meritato qualcosina in più eh, almeno dalle dichiarazioni di Sannino e, e qualche altra qualche altra fonte però diciamo che il Padova è stato sicuramente costruito per, per stare in vetta e evidentemente cercare anche di evitare i play-off. Quindi eh, ci sta e presumo che continuerà a starci. Magari a Triestina del, del mio armà gli auguro le migliori, migliori fortune nelle prossime partite. Ecco, diciamo così. ecco, un Padova che abbiamo già detto nelle scorse puntate ha proprio questa caratteristica. È una squadra che non crea un gioco bellissimo... Eh, però è cinica, è molto cinica sia contro il Mestre che contro il Portenone, eh, ha sofferto tanto, però alla fine è riuscito a vincerla e questo è grazie ai giocatori, quando è un gruppo coeso, dicevamo poc'anzi, il gruppo alla fine eh, ti fa la squadra, è anche vero che ci sono giocatori importanti, vede Pulzetti, vede Pinzi, il giovane Cappello sta facendo molto bene, l'autore del gol, insomma eh, è un padre, ha costruito bene, sì sì, è un signore organico. Allora, dopo aver visto le immagini del Padova, finiamo vedendo anche quelle del Bassano, un Bassano che ha eh, pareggiato 0-0 a San Benedetto del Tronto, una San Benedettese che ha cambiato completamente il volto dopo l'arrivo di Mr. Capuano, eh, un Capuano che si è svincolato dal Modena e qui forse torna un po' il gioco, il discorso degli svincolati per le squadre che sono un po' in difficoltà, Capuano che ha cambiato volto alla San Benedettese. San Benedettese può essere la squadra che insidia il posto. Al pardo in vetta alla classifica. Beh, intanto dico che questo punto per il Bassano è molto importante perché interrompe una serie negativa eh, della squadra giallorossa che era preoccupante e poi perché questo punto è stato fatto in casa di una squadra forte. Anche se la Samba ha passato essa pure un periodo piuttosto tribolato, ricordo la sfuriata che ha fatto il presidente della Sambenedettese proprio negli spogliatoi di Vicenza resta comunque una delle due o tre squadre che erano titolate a vincere il campionato, mister. Sicuramente a San Benedettese. Beh, è la prova è eh, che abbiano cambiato allenatore proprio perché pur essendo in posizioni di classifica abbastanza alta non erano ancora soddisfatti perché proprio il loro obiettivo è quello del, del, del passaggio di categoria. Insomma. Sì, tra l'altro Capuano che è un allenatore che ha molta grinta, molto nervo, è capace con a raddrizzare situazioni eh, abbastanza eh, critiche, anche se non è il caso sicuramente della San Benedetese, è riuscito subito a dare volto a questa squadra. Un Bassano che, come diceva giustamente Alberto Belloni, ha subito quattro sconfitte consecutive. Un punto nelle ultime cinque partite è comunque poco per il Bassano, anche se è ottenuto comunque a San Benedetto. Sì, è poco, <ride> ma non credo che il problema del Bassano sia il gioco. Eh, ha sviluppato quest'anno. Eh, un gioco sempre piacevole, eh, certo, naturalmente che tanti risultati negativi potevano condizionarlo, per questo dicevo che questo punto potrebbe essere molto importante per il suo campionato, Ma sicuramente, anche perché eh, mi pare di ricordare che ha pagato alcuni infortuni il Bassano, e di conseguenza, eh, proprio in funzione anche di questi. Eh, il mister ha ritenuto opportuno cambiare l'assetto tattico in questa partita sono andati per cercare di contenere la San Benedettese ci sono riusciti bene, ci sono riusciti, hanno messo un difensore centrale in più e eh, l'obiettivo sono riusciti ad ottenerlo magari con il recupero dei giocatori che sono parzialmente in campo ma fuori forma e quelli che, che non hanno ancora recuperato credo che il Bassano abbia la possibilità di dire la sua anche in funzione dei playoff Oltretutto Bassano è una società in cui si lavora bene, nel senso che c'è un progetto, non, non è richiesto la vittoria immediata, ma c'è un progetto a media scadenza di conseguenza penso che sia in linea con quello che si sono ripromessi di, di ottenere. Ecco, se vuole risollevarsi il Bassano deve sciupare meno occasioni sotto porta. Sì, questo è effettivamente l'ago nel pagliaio che si può imputare a questa società, una società che ha cambiato tantissimo a inizio stagione, portando un allenatore nuovo, giovane, Mr. Maggi che aveva fatto benissimo a Gubbio l'anno scorso, ma ha cambiato anche parecchie unità della rosa e quindi è chiaro che eh, ci vuole un po' di tempo per assemblarla. Mr. Maggi proprio dopo la sconfitta di Padova disse eh, a questo Bassano eh, non è stato imposto di vincere 3-0 ad ogni gara, questo insomma la dice lunga sulla serietà che ha la società e sulla tranquillità che ha questa, questa certo, squadra certo. Poi teniamo presente anche una cosa: che il calcio è fatto di episodi. Perché se ieri il Diop riusciva a girare meglio in porta da quella distanza ravvicinata, si parlava di un'altra partita, di un altro risultato, di un'altra posizione in classifica, di conseguenza. Io ho fiducia che il Bassano si possa rimettere in pista e rilacciare a posizioni più console. Infatti hai parlato poc'anzi dei giocatori fuori forma, forse Diop in questo momento sta subendo un po' una mancanza di forma, qualche errore di troppo a sottoporta, che se, ahimè è costato qualche punto, certo. però insomma, anche questo fa parte del gioco, il Bassano ha l'obiettivo di raggiungere i playoff, è in linea con, con questi risultati. Allora, viste anche le immagini del Bassano, andiamo a discutere quello che è il prossimo turno. Eh, ci saranno partite importanti e, eh, ahimè, questo Vicenza sarà, eh, sarà chiamato alla vittoria se non andato a far punti, eh, altrimenti si rischia veramente grosso. Vediamo anche il prossimo turno. Mestre e Fano giocheranno venerdì 24 novembre alle 14.30. Pordenone e Vicenza giocheranno venerdì 24 novembre alle 20.30. Albino Lefe Padova, sabato 25 novembre alle 20.30. Domenica 26 novembre alle 14.30 giocheranno Bassano Reggiana, Ravenna Renate, Sant'Arcangelo Feralpizzialò, Tristina Gubbio. Fermana Modena è stata cancellata. Teramo San Benedettese giocheranno lunedì 27 novembre alle 20.45. Riposo su Tirol. Ecco, allora un turno del di campionato lo dicevamo un po'. Anzi, il Vicenza andrà a Pordenone, sarà una sfida tosta e decisiva sotto alcuni punti di vista, non per il campionato ovviamente. Sì, ci andrà probabilmente con il nuovo tecnico, eh, perché... Insomma... Questa sera credo saranno sciolte le Ancora ultime... non abbiamo notizie da No, allo licenza. stato attuale non, non, è, non ho notizie, ho anche spento il telefono in trasmissione, però eh, prima di entrare qui in studio non c'erano notizie. Eh, può darsi che arrivino più tardi in serata, ma è verosimile insomma, che eh, la, la spedizione a Pordenone sia con un uomo nuovo in panchina e credo da questo punto di vista, come ho detto prima, che un avversario così... Titolato possa stimolare il Vicente che la cosa più importante al di là del risultato che serve ovviamente sia vedere un Vicenza diverso dal punto di vista caratteriale. La reazione, sì, sul piano emotivo. Un'altra partita interessante secondo me sarà Teramo San Benedettese perché io ho visto il Teramo anche se ha pochi punti, però sono frutto di molti pareggi ma poche sconfitte. E ho visto il Teramo contro il Vicenza mi aveva fatto un'ottima impressione. Quella volta il Vicenza ha vinto una partita che forse non meritava niente. Ha vinto tanto. con un rigore un po' così verso la fine. E il Teramo di Tornino Asta secondo me qualche sorpresa la può riservare. E anche Bassano Reggiana dovrebbe essere e interessante. E io aggiungerei anche a questo punto al Binoviev-Padova, che è una partita di vertice. Cioè, una giornata che ne servirà parecchi risultati possibili. Intanto vediamo un messaggio, prego Melissa. Un grosso saluto dal club di Ponte di Barbarano, un programma sempre più interessante grazie a te e ai tuoi ospiti Max, Isabella, Filippo, Alessio. Forza Vicenza, dai che ti riprendi, Gianni da Bassano. Melissa, sei splendida, ti seguo sempre su Facebook. Complimenti al fotografo. Grazie mille. E dato ringraziamo i tifosi di Ponte di Barbarano che ci seguono sempre e poi arrivano gli auguri per il Vicenza, insomma un Vicenza che l'abbiamo già detto deve per forza vincere. Una domanda Alberto, secondo te chi sarà il prossimo allenatore di Vicenza? Chi andrà a Pordenone con questa squadra? Si parla molto di chi è già a libro paga, ma... Sì, adesso magari mi sbaglierò della grossa ma... Ci confrontavamo prima con Vittadello, è molto probabile un ritorno di Lerda in questo momento, per una serie di considerazioni che sono eh, di opportunità economica soprattutto. insomma. Visto forse che è anche caratteriale, perché Lerda è una... E forse abbastanza... è una specie di sergente di ferro. Ah, ecco, no? sì, e qui, sì. e credo che a Pordenone Vicenza tornerà ad avere Lerda in panchina. Si sono fatti molti nomi in queste ore, perché di ore si parla poi alla fine. È spuntato anche il nome di Foscarini, che è un, un volto conosciuto dalle nostre parti, ex allenatore della Cittadella, fra le altre, e del Livorno. Però Foscarini sinceramente è difficile che venga a Vicenza proprio per questo motivo, perché l'ERD è sotto contratto e anche perché forse lui è più abituato a lavorare con un altro tipo di squadra, Foscarini. Sì, Foscarini mm. se ne era parlato, si era parlato persino, ho letto, qualche tifoso che aveva avvicinato il nome di Mimmo di Carlo, naturalmente questo è Fantacalcio, sì. eh, è facile che vada in porto eh, la soluzione Lerda per due motivi, uno è quello che abbiamo detto, che il Vicenza eh, targato Boreas in questo momento penso non gradirebbe eh, di dover pagare stipendi multipli, è il motivo per il quale penso che non andrà via neanche Zocchi. E poi conviene anche a Lerda, però qua mi affido all'esperienza di Vittadello perché in una prospettiva sua professionale finire in panchina questo campionato gli porterebbe una visibilità che altrimenti non avrebbe. Di allora, questo sono, sono certissimo, poi noi allenatori ripeto, il, il campo ci manca sempre, di conseguenza penso che anche lui abbia voglia di tornare sulla panchina di Vigenza per dimostrare magari che a suo tempo si sono sbagliati. Quindi dopo aver detto questo io farei un appunto anche su quello che è successo lunedì visto che abbiamo la fortuna di avere un mister in studio, eh, una parentesi veloce sulla nazionale che non è riuscita a raggiungere questo obiettivo che sembrava minimo, eh, quello dei mondiali. Mister, eh, qui, cosa, qui, cosa è, si qui può? È, qui è difficile esprimersi perché la delusione è stata tantissima ovviamente. E dire quali siano i motivi è veramente un'impresa ardua perché almeno a vedere quello che è stato ci sono state delle cose inspiegabili che però sicuramente avranno una motivazione. Non essendo dentro alle dinamiche del, del team Italia è molto difficile <coughs> parere. Io vado un pochino contro Corrente, so che si sono scagliati tutti contro Ventura, però io lo conosco, ci ho lavorato assieme a Pisa e so che lui di calcio sicuramente ne capisce assolutamente. Rimango anch'io stupito di alcune sue scelte, però ripeto, bisognerebbe capire quali sono state le motivazioni e, e soprattutto che dinamiche ha dovuto gestire all'interno del gruppo e della squadra Italia. Ecco, si è parlato in questi giorni di un sistema calcio che ormai non funziona più, da rivedere, da rinnovare. So, qual è il punto principale da cui ripartire? Bah, sicuramente mm. i settori giovanili secondo me, lì bisogna eh, intanto investire eh, su tecnici preparati che abbiano voglia di insegnare calcio ai ragazzi e non di limitarsi <coughs> a dire si gioca con i numeri 5-4-1, 3-5-2. 4-3-3 e via andando, ma soprattutto che impostino i giocatori a livello di tattica individuale, che gli insegnino a porre il corpo nella maniera giusta in campo, a come marcare, giustamente Chiellini in una delle ultime interviste ha detto in, in Italia non siamo più capaci di marcare l'uomo, è vero? Perché questo, questo concetto di zona è stato un po' stravolto, adesso si pensa alla palla, ma quando si è in area bisogna avere anche la concezione di marcare l'uomo, perché eh, a volte è più importante che non prenda la palla all'avversario che non il fatto di prenderla noi. E lì è tutta una serie di lavori che bisogna fare nei ragazzini per cercare di prepararli e insegnare come stare in campo prima di tutto. Poi una volta che abbiamo fatto questo, poi valuteremo se è il caso di diminuire gli stranieri o non stranieri, eccetera, ma prima di tutto. Bisogna insegnare calcio ai ragazzini con tecnici preparati. Ecco, ho piacere di avere un tecnico qui vicino per confrontarmi su questo punto. Allora, dalla Nazionale scendiamo al Vicenza. Eh, ne ho parlato con Pioppi di questo quando ci siamo incontrati dopo il suo insediamento e ho trovato rispondenza assoluta. Cioè, è inspiegabile e intollerabile che il Vicenza per esempio quest'anno non abbia in organico neanche un giocatore proveniente dal settore giovanile eh. né in campo né in panchina e forse nemmeno in tribuna se vado eh, con la memoria in modo esatto l'anno scorso simile e negli anni scorsi lo stesso pochissimi direi che gli ultimi prodotti del vivaio eh, Maggio, Zanetti i, i fratelli eh... stiamo un anno molto indietro Luca e Rigoni, eh, sì. i fratelli Rigoni, pochissimo. Quando ci sono squadre, le cosiddette provinciali, a cui il Vicenza appartiene anche se in categoria più bassa in questo momento, hanno ogni anno, mister, almeno tre o quattro ragazzi che provengono sì. dal loro settore sì, giovanile. C'è da dire che il Vicenza a livello di investimento in tecnici e in settore giovanile è stato penalizzato molto da, dalla situazione finanziaria. Questo è fuori discussione. Quando si parte da una situazione finanziaria come quella del Vicenza... Andare a dire andiamo ad investire eh, in somme importanti in assessore giovanile e tecnici preparati e via dicendo diventa difficile perché devi dare garanzie prima di tutto alla prima squadra e questo mi rendo anche conto. Però se si vuole ricostruire il calcio in Italia bisogna sacrificare qualcosa e eh, investire nei giovani, questo è fuori discussione. Ma ripeto, non investire nei giovani tanto per dire andando in cerca solo dei giovani bravi, investire nei giovani anche nel cercare di insegnare loro. Quello che vuol dire il calcio, sia dal punto di vista tecnico, tattico, filosofico, mentale, cercare di capire quelli che hanno voglia veramente di fare calcio. E a proposito di investimenti, Alberto Boreas, quando si è insediato l'ingegnere Pioppi, eh, ha modificato un po' quello che era eh, l'obiettivo iniziale, cioè il progetto iniziale. Inizialmente si parlava di 8 milioni in tre anni. È cambiato qualcosa da? Sì. da... Dalle parole di Pioppi, naturalmente riferiamo quello che abbiamo sentito nell'intervento di Pioppi, sembra che Boreas, oltre ad aver trovato eh, delle risorse supplementari per poter accontentare Vifin nella trattativa, ed è per questo che la trattativa si è chiusa, abbia trovato anche risorse per aumentare eh, almeno un po' quel budget che sembrava un po' striminzito in tre anni. È anche vero, e anche qua mi rivolgo a Vittadello, che. Sono importanti quanti soldi si hanno a disposizione, ma è anche importante come si spendono, no? Vabbè, questo è fuori discussione. Insomma, perché che negli ultimi anni A Vicenza <ride> ne abbiamo viste sì. di ogni. Insomma. Sì, però su questo io non ci voglio neanche entrare, perché chiaramente sarebbe una, una competenza che non mi riguarda, insomma. Quindi... A proposito del settore giovanile, il ministro Vitarello sì. ci diceva prima dietro le quinte che ha lanciato giocatori che oggi sono presenti in pianta stabile ah, in Serie C. Insomma. Il, il merito è loro, perché sono loro che sono bravi. Ha avuto la, la, la fortuna di avere, eh, beh, il merito veramente, oltre che mio, è stato il presidente Giusti di allora San Bonifacese che ha creduto in quello che io gli ho proposto e soprattutto ha creduto in, in, in Arma che adesso... <coughs> ha avuto una carriera e sta avendo una carriera molto importante, è stato anche a Vicenza, è stato a Torino, adesso è a Trieste, un ottimo giocatore, un bravissimo ragazzo, tra l'altro che, che ancora 10-12 anni fa praticamente giocava nelle giovanili della, della San Bonifacese. Che strano che il calcio mister di questi ragazzi, che a volte vanno in una società e non lasciano traccia, penso Ad Arma, in questo caso qui a Vicenza non l'ha fatto granché, ma penso. Non gli hanno dato a, fiducia. A penso a Gagliardini, penso sì, a sì. Petania, penso sì, a sì, Altre sì, sì, che sì. qui a Vicenza hanno fatto. Male. Ma, io infatti, l'ho seguito quando era qui a Vicenza e sinceramente non mi trovavo molto d'accordo con le scelte tecniche, un po' perché lo conoscevo e lo conosco tuttora insomma, e sapevo il valore di questo ragazzo. Aveva solo bisogno di avere un minimo di, di, di fiducia, però, evidentemente avevano avuto i loro motivi. Allora andiamo verso la conclusione della puntata, andiamo a vedere quindi quelle che sono le nostre rubriche settimanali. La prima eh, andiamo a scegliere con i nostri ospiti in studio il gol più bello della settimana. Per ogni settimana scegliamo i gol più belli, abbiamo scelto il primo. Coco dell'Albino Lefe, un gesto tecnico in area, settando il portiere di sinistra. Frappi Albino Alef, finita poi 1-2. Questo è il gol del vantaggio dell'Albino Alef. del 2-3 dell'Albino Lefe. Coco che è un giocatore che si sta eh, facendo veramente notare. Il secondo gol è di guerra, sempre nella stessa partita. Eh, un traversone, un calcio d'angolo dalla, dalla sinistra. E il classico è la pace d'area, insomma guerra sta facendo un sacco di gol alla Feraipissalò, vediamo il calcio d'angolo e lui che si fionda con un colpo al volo mettendo la palla sotto il 7. Il terzo gol invece è quello di Cesarini nella vittoria della Reggiana per 3-0 su Ravenna. Un gol anche questo bellissimo, saltando un paio di difensori in area, insomma anche Cesarini, è un giocatore che viene spesso nominato un grande attaccante. <coughs> Vediamo il doppio passo e il tiro a saltare il portiere. Questo invece è il gol che regala la vittoria del Suttirol, è il gol di Costantino ed è il quarto gol scelto tra quelli realizzati nella quindicesima giornata. Un traversone che qua è giunto dalla destra e il tira al volo di Costantino. Un giocatore che si sta facendo molto ben notare. L'ultimo invece è quello di Altinier, l'ex attaccante della Padova. Un bel gol di tacco a saltare il portiere, e questo insomma è un gran gesto tecnico. Ora tocca. Lascio a voi la palla e faccio scegliere qual è secondo voi il gol più bello. Partiamo dal mister, visto che... Ah, io per fattura e per la capacità di saltare l'uomo e poi rimanere freddo davanti al portiere da darei e Cesarini. Era rubato. una posizione difficile, non era semplice da fare. Mi ha rubato le parole. <ride> Bene, allora purato che il gol della settimana è quello di Cesarini e della Regiana, andiamo a vedere anche la top 11 eh, dei migliori giocatori che si sono contraddistinti nella quindicesima giornata. Il nostro portiere della top 11 è Coser dell'Albinoleffe, difensori a sinistra abbiamo Vito Francesco del Feral Pisalò, centrale Mane del Fermana, destra Caidi del Teramo. Centrocampo abbiamo a sinistra Bianchi del Bassano, centrocampo abbiamo Bec Beccaro del Mestre, Cappello del Padova, a destra abbiamo Simonetti del Renate. Tre quarti abbiamo Sodigna del Mestre. Attaccanti centrali abbiamo Altinier de Reggiana e Costantino del Tirol Scandaloso che non ce ne sia neanche uno del Vicenza. E qui ti volevo dato. infatti <ride> oggi è imp era impossibile mettere qualcuno del Vicenza. Insomma, questa è una formazione veramente all'attacco, mister, cosa Beh, pensi di questa formazione? Vedendo Beccaro che fa il mediano direi proprio di sì. Direi. Un po', un po' sbilanciatina, eh, come diamola così. Sì, noi abbiamo l'abitudine di mettere una formazione volta all'attacco, ovviamente sì, qua sì. si vede, infatti, qualche giocatore, anche Capello è un po' arretrato rispetto sì, alla sua posizione attuale. Però insomma, per mettere insieme questi sono i giocatori che si sono contraddistinti e li abbiamo messi insieme. Prima di chiudere andiamo a vedere anche la rubrica curata dal giornalista Nicola Negro, che fa il punto della situazione su quello che è successo invece del massimo campionato del calcio italiano. Come spesso si riprende dopo una uh, sosta per la partita delle nazionali, il campionato di Serie A regala sorprese. Questa volta ne ha fatte le spese la Juventus, che ancora una volta cade a Marassi. Questa volta i tre gol uh, li ha incassati dalla Sampdoria mentre l'anno scorso perse clamorosamente 3-1 contro il Genoa. Fatto sta che eh, di questo stop della Juventus ne ha approfittato il Napoli, il Napoli che eh, prende 4 punti di vantaggio, ora 4 punti di vantaggio sul Juventus, un Napoli che ha regolato con lo scarto minimo, un 2-1, ma il punteggio non, non esprime quella che è stata la superiorità eh, del Napoli nella partita dell'anticipo oh, di sabato sera contro il Milan, un Milan che eh, per tutto il primo tempo non, non si è affacciato nella metà campo. Uh della squadra di casa. Se è vero che non c'è stato un solo tocco di pallone dei, degli attaccanti eh, rossoneri nell'area napoletana. Il primo tiro in porta del, del Milan, degli attaccanti del Milan è arrivato verso sulla, intorno alla metà ripresa, quando ormai il punteggio era sul, sul 2-0. a Poi nel finale è arrivato il 2-1 a eh, di Romagnoli. Ora secondo posto, la Juventus è stata scavalcata eh, dall'Inter, Inter che ha regolato eh, l'Atalanta. 2-0 in cui ha brillato Icardi che è un periodo che appena tocca palla segna gol sicuramente Icardi è uno dei fattori dominanti di questa, di questa Inter oltre a Spalletti che ha il merito di aver rivitalizzato, aver razionalizzato anche quello che è il gioco dell'Inter puntando su nomi meno altisonanti come Vessino e Borca Valero in particolare ma anche rispetto ai più gettonati e più strapagati, più pagati, eh, João Mario e, e, e Condoglia stanno dando dei risultati eh, migliori. Il eh, 2-0 eh, è, è stato piuttosto netto, anche perché eh, l'Atalanta poi ha tirato su 2-0 il Remi in barca e eh, ha fatto un po' di turnover in vista forse della partita di giovedì prossimo eh, di Europa League. Dicevamo della Juventus, una sconfitta davvero incredibile della squadra bianconera contro la Sampdoria. A Marassi il primo tempo la Juventus uh, c'è stata una supremazia piuttosto chiara e sono, ci sono state anche delle clamorose palle uh, fallite da Higuain e, e Quadrado. Nel secondo tempo eh, l'1-0 della Sampdoria, e in, tre, eh, in 20 minuti ci sono stati questi eh, tre gol del, eh, della squadra di casa. Juventus che eh, può recriminare sulla cattiva sorte perché, ogni volta che incontra l'arbitro guida, eh, grande tifoso del Napoli, eh, si legge sui quotidiani. Non è mai fortunata, anche questa volta eh, può recriminare sul mancato utilizzo oh, del VAR in occasione del terzo gol che le Moviole hanno dimostrato essere seguente ad azione eh, fallosa. Alle spalle di questo trio ci sono Roma, Lazio e Sandoria che tutte e tre devono recuperare ancora una partita. La Roma ha scavalcato la Lazio vincendo, vincendo il derby, vincendo sempre di stretta misura un 2-1 che lancia la Roma al quarto posto, un punto in meno dalla Juventus con una partita da recuperare, ma che non, non, toglie, non toglie nulla al buon campionato che sta disputando la Lazio e le legittime ambizioni di qualificazione Champions. La Sandoria, che come abbiamo detto vince contro la Juventus, a questo punto è a 26 punti e a 9 lunghezze dal Napoli, a 6 dalla Juventus e a 2 dalla Lazio con una partita da recuperare. C'è un fossato fra queste eh, prime sei in classifica e il resto del gruppo. Il resto del gruppo eh, vede il Milan a sette lunghezze, a 19, eh, 19 punti. Sette lunghezze fra Sandoria e Milan, con una partita da recuperare per eh, la Sandoria. In coda eh, sono preziosi i, i tre punti conquistati fuori casa, dal Genoa a, a Crotone e dal Sassuolo al Benevento proprio al, all'ultimo minuto. Quanto alla, alla nazionale e a quello che è successo in queste ultime ore, sapete che è, eh, si è dimesso il presidente della FIGC eh, Tavecchio, ora si fa un gran parlare di nomi per una eh, presidenza della federazione che probabilmente sarà commissariata nelle, nelle prossime ore. Ora, si fanno nomi di sportivi, di non sportivi, ma l'importante è trovare una persona che assuma un chiaro impegno per continuare l'opera delle riforme, ma soprattutto quella che riguarda il, um, la riforma sul... Um, dei campionati professionistici per limitare il numero delle squadre, l'istituzione delle seconde squadre, sappia trovare gli incentivi per rilanciare quelle che sono le infrastrutture intese come stadi. Gli italiani sono fra i più vecchi d'Europa e tutelare il settore giovanile, l'italiano, del, del calcio italiano. Ecco, eh, di cose da fare eh, ce ne sono molte, quindi il lavoro non mancherà sicuro. Ecco, ricordando che l'ultimo commissariamento della nazionale ha portato poi alla vittoria dei mondiali, speriamo sia un augurio, questo è il lavoro che spetterà appunto a chi guiderà la nazionale italiana nei prossimi mesi. Con questo siamo giunti al termine del nostro programma. Io ringrazio vivamente Alberto Belloni per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio Mister Vitarello. Grazie a voi. Auguro un grosso in bocca al lupo a entrambi per il proprio lavoro e saluto anche Melissa. Buonasera, arrivederci Melissa. Grazie a tutti e come ogni lunedì sera voglio ringraziare il nostro fotografo Federico Badoer per le foto che troverete sulla nostra pagina Facebook Cicome Calcio. Mi raccomando date un occhio anche al nostro sito web CicomeCalcio.it Buona serata a tutti. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani sera a mezzanotte e mezza e con questo vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 21. Buona serata con la programmazione di Caffè Tv24. thank <laughs> you